Si trova lungo Viale Matteotti al numero 45 a Pistoia. È il nuovo sportello multiservizi inaugurato questa mattina. All'interno trovano spazio Publiacqua, Publicontrolli e Alia Servizi Ambientali. Tre aziende e tre servizi in un unico luogo, centrale e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Un punto unico che avesse le caratteristiche intanto di comfort per chi ci lavora e per gli utenti che vengono qua e si rivolgono qua tutti i giorni, che sono centinaia, ma anche che fosse vicina il più possibile al centro storico, quindi accessibile in macchina e vicina al centro storico come è qui su Viale Matteotti. L'impegno successivo sarà quello di incrementare la formazione del personale perché possa dare risposte sempre più puntuali rispetto a quelle che sono le sollecitazioni e le domande degli utenti. Abbiamo quotidiane, diciamo, richieste di chiarimento anche in comune e quindi diciamo il segnale che deve sempre mostrarsi maggiore attenzione per coloro che si rivolgono all'ufficio, al pubblico, dei gestori dei servizi pubblici. Nel 2018 siamo circa, come contatti, circa 11.000 contatti che sono venuti negli uffici dello sportello Tari, e nello sportello informativo si può chiedere informazioni rispetto alla propria bolletta, rispetto anche alle modalità con cui fare le raccolte differenziate, come accedere ai centri comunali di raccolta, ma anche appunto a ritirare e a prenotare i kit, i bidoncini, i sacchi per la raccolta differenziata nel momento in cui ci sono dei cambi di abitazione o comunque degli spostamenti. C'è da recuperare un qualcosa che non so a cosa attribuire, sicuramente è un rapporto che in passato non è stato lineare e noi vogliamo rispondere con i fatti. Abbiamo un ambizioso programma di investimenti da fare qui a Pistoia, nell'area pistoiese, in particolare a Pistoia c'è l'invaso di gelo con l'impianto di potabilizzazione, c'è da ristrutturare l'area dei cantieri dove faremo una sede operativa per il nostro personale, c'è da fare tanto per quanto riguarda la sostituzione e il rifacimento delle reti per la riduzione delle perdite, per non dimenticare le estensioni delle reti in aree che ne sono sprovviste. Significa però, oltre a questa gamma importante di servizi, investire ancora su una forma tradizionale di rapporto tra l'utenza e l'azienda che svolge il servizio pubblico, un rapporto anche diretto, personale, perché non tutti oggi siamo nativi digitali, anche se questo è il futuro, ci sono tante persone che hanno ancora il piacere e la necessità di un rapporto diretto, e fatto in questo contesto, vicino al centro storico, quindi vicino ad altri servizi e insieme ad altre aziende di servizio pubblico come Alia e Publiacqua, credo che sia un servizio davvero condiviso e importante per tutti i cittadini, per tutta l'area di Pistoia.